Allora Alfonso, parliamo di questi due bellissimi esemplari. Hai visto che è una razza rarissima questa. Siamo qui con Ezia. Benvenuta, sì, Ezia. Grazie. È una razza, tra l'altro, io conosco perché ho letto molto e perché ho visto i suoi cani che da anni ha importato in Italia e quindi alleva con molta passione. Ma non avevo mai visto questa colorazione. Stiamo parlando del Barbet. Raccontaci un po', Ezia, questo cane. Il Barbet è un cane molto antico, questo è sicuro. La leggenda vuole che sia arrivato dal Gibilterra con i berberi. In realtà è una possibilità difficile e la leggenda anche vuole che sia il progenitore del Barbone. Ci sono studi più recenti che dicono che invece questo nome Barbet si indica la barba, era un nome generico per i cani con barba, ma che derivi dall'italiano, quindi i francesi si sono impossessati della razza, anche di questo. Oltre della Gioconda, certo. E che in realtà il Barbet derivi dal grifone. Quindi è comunque un cane che ha un'attività venatoria tutto tondo, sia da ferma che da riporto in acqua. È un cane sicuramente da lavoro venatorio, certo. Ed è un cane particolarmente intelligente. Questo colore è raro, ma è il colore che mi ha fatto innamorare del Barbet. Perché io ho una pubblicazione che posso citare, il nostro amico cane, il mio amico cane, dove c'è la foto di un Barbet di Madame Petre, che è una allevatrice che è mancata, ma veramente una grande dame du Barbet, e c'è un cane identico a questi due, di questo colore. Incredibile, ma finalmente abbiamo chiuso il cerchio, perché indubbiamente questi cani non assomigliano al Barbone, non hanno niente del cane da salotto, hanno l'andatura che preme sul suolo, non l'andatura da ballerina. Ho accennato al fatto che c'erano scuole di pensiero che lo facevano di essere il Barbet, sì, il progenitore di tante razze appaiolo-ricciuto in tutta la penisola iberica, compresa la Francia. Sì, sì. E si parla, sono sicuramente parenti con, magari con qualche cane da acqua del sud della... Il perro, certo. È parente, ma nasceva da cani da pastore, certo. Non cane da acqua. Quelli che hanno smesso di fare la guardia alle greggi e hanno seguito i conduttori sulle sponde. Sono cani completamente diversi. Certo. E invece dicevi una cosa molto interessante su Napoleone Bonaparte, sì, che spacciava questo cane da venatoria con i mustacci, quando in realtà... C'è questa leggenda e viene anche ricordata in Francia con tutta una manifestazione in costume. Devo dire che una mia femmina, che aveva il mio allevatore, ha partecipato a questa manifestazione, eccetera. Ma in realtà era un caniche. Era un barbone. Perché ricordiamo, i francesi chiamano caniche il barbone. Abbiamo fatto conoscere a Lina una razza particolare. Grazie, certo. Ezia. Grazie. Bello anche per le sue informazioni culturali.